chips di parmigiano, quindi appena appena un filo d'olio ungere appena appena il fondo della padella, mettete un po' di parmigiano grattugiato con un cucchiaino a fare dei dischetti, un minuto, spegnete, lasciate raffreddare e poi sulla chips l'alice sott'olio o cipolle, quello che volete. Adesso questo invece è un pesto, ma di cime di rapa. Quindi si fanno lessare le cime di rapa. Dopo si mettono in un contenitore, si aggiunge aglio tritato, olio, sale e pepe, col mini pimer si macina e viene fuori un pesto di cime di rapa. Quindi le trofie col pesto, ma di cime di rapa. Dopo, nella stessa padella in cui andrò a far saltare la pasta col pesto, ci andrò a fare una bella costoletta di vitello. L'ho battuta, ho già praticato tutte le varie incisioni sulle parti nervose in modo tale che evitiamo che sia cartoccia e sia riccia in padella. E quindi a dopo per le foto dei vari piatti finiti. Ok, dopo che li ho messo dentro un mestolino di acqua di cottura, la facciamo saltare in modo da fare emulsionare bene l'acqua con il sugo, diventa una bella crema. E direi che ci siamo, ci siamo.